Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci, affiliato TSS Group per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Di fronte a una folta platea di addetti ai lavori, molti dei quali addirittura emozionati, sono state liberate questa mattina 15 esemplari adulti di lepre italica, dal nome scientifico Lepus corsicanus, una delle specie più preziose della fauna italiana da tempo estinta nell'arcipelago toscano. Una pattuglia di fotografi, scortati dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato e capitanata dal presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano Giampiero Sammuri, dalla direttrice del parco Franca Zanichelli e dalla dottoressa Francesca Giannini, che ha condotto tecnicamente le operazioni, si è inerpicata sui sentieri che portano nella parte alta del promontorio di Monte Calamita a Capoliveri, mettendo in atto l'operazione. Questo è un progetto che è finanziato dal Ministero dell'Ambiente, è un progetto che viene fatto in vari parchi nazionali in Italia e precisamente si tratta di azioni per conservare la lepre italica, che è una specie autoctona. C'era all'isola d'Elba un po' di tempo fa, dopodiché diciamo è scomparsa, e questi sono i primi animali che riusciamo a portare nuovamente sull'isola d'Elba grazie al contributo essenziale dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, cioè ECSI. Adesso ISPRA, insomma, con l'appoggio appunto loro tecnico e scientifico, e grazie anche al rapporto con il Corpo Forestale dello Stato, perché questi animali provengono da un centro per la conservazione delle risorse genetiche, cioè di specie autoctone italiane, che si trova a Lucca. Come pensate di monitorare questa cosa? Allora, alcuni di questi animali, non tutti, hanno dei GPS, diciamo così, che funzionano con sistemi di ricezione radio, e quindi ci saranno dei tecnici che seguiranno i movimenti di questi animali, io spero nel corso almeno di un anno, perché speriamo che tutti questi animali riescano comunque sia ad adattarsi e a sopravvivere in questo nuovo ambiente. Presidente Sammuri, un momento importante, davvero quasi emozionante. Direi di sì, io sono molto soddisfatto che all'interno di questo progetto, appunto finanziato dal Ministero dell'Ambiente, si sia fatto questo intervento qui. Chiaramente è un intervento delicato che però seguo con grande fiducia, quindi vediamo l'evoluzione della cosa. Credo che abbiamo fatto tutti gli sforzi per renderlo il più promettente possibile. E che possibilità hanno questi animali di diventare albani al 100%? Ma io dico che deve essere un nostro obiettivo questo, e quindi noi faremo di tutto perché ciò avvenga. E con questa attività noi confermiamo il nostro progetto di liberarci dalle aliene e di dare sempre più vitalità e possibilità alle popolazioni indigene. E questo per noi è questo oggetto, diciamo, di intervento, ha proprio questo scopo, per cui il nostro lavoro continua, e quindi sicuramente noi adesso monitoreremo con tutto il nostro staff questo evento e cercheremo in qualche modo di seguire questi animali, e poi vi faremo anche sapere. Ecco, questo è importante, avremo sicuramente notizie. Perché tutti noi li adotteremo come un obiettivo comune, ecco, quello di farle vivere, sopravvivere e farle diventare le vere cittadine di questa arcipelago.